Ci sarebbe un cortocircuito all'origine dell'incendio che ha distrutto due mezzi intaccandone un terzo. È successo nel pomeriggio di martedì a Taurisano in contrada Mulicchi, dove sul posto per domare il rogo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco degli staccamenti di Ugento e Tricase, su segnalazione dello stesso proprietario che, nella speranza di limitare i danni, ha tirato fuori il mezzo pesante, ma le fiamme oramai si erano propagate all'interno dell'area dove era parcheggiato e ha danneggiato del tutto una Fiat 500. Ma per il raggiamento termico, danni anche ad una Opel Corsa. La zona è stata raggiunta da due volanti della Polizia di Stato, del locale commissariato e dagli agenti di polizia locale. Nel garage anche delle bombole di gas che sono state tirate fuori dai vigili del fuoco e allontanate dalle fiamme. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma un malfunzionamento tecnico al furgone, un Fiat Iveco, sembrerebbe essere la causa dell'inferno di fuoco che si è vissuto a Taurisano, tra la disperazione del proprietario e la preoccupazione dei vicini.